Ciao a tutte, allora finalmente riesco a registrare un video. Sono stata veramente tantissimi giorni senza poter registrare nessun video perché sono stata in Italia. Ho passato 2 settimane appunto a Roma, un po' a Torino, insomma ho fatto un po' di giri. E niente, poi ieri sera sono tornata qui perché come molto probabilmente vedrete in un altro dei miei vlog settimanali, ci stiamo preparando per traslocare. Infatti come vedete intorno a me, cioè secondo me non vedete tanto perché ho posizionato tutto in modo strategico per non far vedere più di tanto il caos nel quale sto girando questo video. E appunto stiamo per traslocare, tra 2 giorni dobbiamo cambiare casa, quindi è tutto in fase di smontaggio e rimontaggio, più o meno. E niente, quindi insomma, però volevo farvi insomma qualche video, è veramente tantissimi giorni che non giro nessun video, quindi mi mancava un po'. E ne approfitto per farvi vedere delle cosine che ho comprato in Italia o che mi sono state regalate. Insomma, ora vedrò se dividere in 2 parti il video, vediamo quanto mi riesce lungo, ecco. Parto dalle cose che ho acquistato, anzi no, vi faccio vedere 2 cose al volo che mi sono state inviate da 2 siti internet. Sono 2 siti internet abbastanza famosi, insomma, ho sentito tantissime altre insomma, recensioni di questi insomma, di queste case che mandano questi prodotti. La prima è la Blush Professional. Mi hanno mandato una palette 88 colori, questa qui. Ora vi faccio vedere anche com'è dentro. Io sinceramente non sono una grandissima fan delle palette così grandi, infatti ne avevo solo una che alla fine ho regalato perché non lo so, non le uso, non mi danno soddisfazione. Questa è molto bella, però ve la faccio vedere. Sono tutti colori molto, molto caldi, ecco. Una parte sono opachi, una parte sono metallizzati. Eccola qui. Credo anche abbiano una buona pigmentazione perché l'altra che avevo aveva veramente una, cioè, ottimamente pigmentati. Io scusate, non so più parlare, cioè mi rendo conto che tra il tedesco, l'inglese e l'italiano non so più parlare, quindi abbiate pietà di me. E, insomma, come colorazioni sono molto molto belle. Ora, io sinceramente questa non l'ho utilizzata. Probabilmente farò delle foto per il blog. Però con molta probabilità ve la metto in premio per voi perché appunto io non, insomma, di ombretti ne ho tantissimi, non, so per certo che non la utilizzerei, quindi insomma state allerta, vi farò sapere come vincerla, ecco. Poi un'altra cosa che mi è stata mandata, ora vi faccio vedere la scatola che è grande, è un kit di autoproduzione di Aromazon. Mi hanno chiesto se volevo provare appunto un kit di autoproduzione, sapete che io con lo spignatto proprio no, insomma, ecco, non l'ho mai fatto e sinceramente non che non abbia interesse, però comunque se mi metto a fare pure quell'altro smetto di vivere e lascio perdere gran parte delle altre cose che faccio, quindi preferisco molte volte comprare magari prodotti più buoni da inci verde rispetto ad altri, però ecco, non mettermi a farli. Questo qui è il kit che ho scelto io, eccolo qua. Vedete, lo scatolone è grandissimo e praticamente all'interno c'è tutto il materiale che serve per realizzare questi 4 prodotti. Spero sia a fuoco. La box che ho scelto io è quella per il viso. Praticamente questa serve per l'autoproduzione di 4 prodotti, se non sbaglio, o 4 o 3, no, mi pare 4, ma non mi ricordo, ma comunque dentro sicuramente ci sono tutte le istruzioni e c'è veramente tutto. Ora aspettatevi, provo a far vedere. Se mi rendo conto che le riprese non sono un granché, vi lascerò qualche foto sicuramente. Comunque c'è manuale di istruzioni. Vabbè, questo qui è il foglio dell'ordine. Ci sono addirittura le etichette, guardate, per da mettere sui flaconcini. E ci sono proprio le ricette. Eccole qui.
che praticamente sono anche fatte in modo carino perché hanno i buchini qui, quindi potete metterli all'interno di qualche raccoglitore, insomma, è veramente ben fatto. E ora vi faccio vedere anche il kit, vediamo se riesco. Questo qui è quello che arriva a casa. Quindi ci sono addirittura i guanti usegetta, ci stanno i barattolini, c'è la mini frustina, guardate, guardate che carino il frustino piccolo per miscelare, le siringhe, un altro contenitore, insomma c'è davvero tutto, tutto, tutto. Io ora non vi dico adesso perché adesso è un periodo, come vi ho detto, tra il trasloco e tutto, non credo riuscirò a farlo nell'immediato, però sicuramente appena mi ristabilisco, insomma appena ho un po' di tempo mi ci dedico e insomma vi faccio sapere poi com'è stato il risultato. Ok, detto questo vi faccio vedere delle cosine che ho acquistato io invece, diciamo un po' coi saldi, un po' no. Prima cosa che vi faccio vedere, di cui vado molto molto fiera, è la palettina di Nabla che ho terminato finalmente. Con l'occasione del ritorno in Italia ho fatto un ordine con Alessia, Le donne vengono da Marte, che saluto e a cui mando un bacio. E ho approfittato, perché così ci siamo insomma smezzate le spese di spedizione, e ho preso 4 cialdine della collezione Solaris. Ci sono signore al balcone di fronte che mi guarda. Della collezione Solaris, e sono praticamente queste quattro qui. Da quando è uscita questa collezione volevo provarle in una maniera esagerata praticamente. E niente, alla fine appunto Alessia mi ha detto che avrebbe fatto l'ordine, quindi le ho ordinate e poi me le sono andate a prendere al negozio da lei quando appunto sono tornata a Roma. Sicuramente vi farò degli swatch sul blog, però sono bellissimi tutti e quattro. Allora, io ho preso Madreperla, Cattleya, Aurum e Entropy. Questi sono i quattro swatch. Ecco, così forse li vedete meglio. Sono veramente bellissimi, tutti, tutti e quattro. Mi piacciono da morire. L'unico strano è questo qui, che è Aurum, che come vedete ha delle venature verdi, cioè nel senso è descritto come un oro molto freddo, però a me sembra più un verdino. Ma comunque rimane un colore veramente strepitoso. Chi mi segue già da un po' sa che io sono grande fan degli ombretti Nabla, mi piacciono tantissimo. E insomma, sono contenta di aver completato la mia prima palettina. Sono bellissimi, insomma, secondo me come qualità e come resa, fantastici, ecco. Ok, poi che altro ho comprato? Quell'occasione, quando sono passata da Alessia in negozio, mi serviva una, diciamo, una crema viso, comunque un trattamento per il viso, visto che ho terminato, come penso vedrete prima o poi il video dei terminati, la mia, insomma, la crema viso. Ho deciso di prendere questo qui, che è il famosissimo, famosissimo, insomma, appena uscito, siero della Biofficina Toscana. Come vedete già ne ho utilizzato abbastanza. Questo è il siero riequilibrante per pelli reattive e delicate. Devo dire che lo sto già utilizzando da un po', come vedete lo sto, mi sta piacendo un sacco. E ne basta veramente poco per idratare benissimo il viso, e io ho notato tantissimo che mi ha attutito la, insomma, quando io strucco il viso ho delle parti più rosse rispetto ad altre, quindi ho proprio delle chiazze. Mi sa che quando ho fatto qualche get ready mi avete visto un po' chiazzata in faccia, ed è così perché ho la pelle molto delicata. Me l'ha attutito tantissimo, infatti quando la mattina mi sveglio il mio viso quasi per niente al rosso, insomma, ho notato veramente una differenza. Ora, ovviamente è presto per parlarne, però per ora il giudizio è super positivo. Oltre a questo, Alessia mi ha dato un sacco di campioncini, tra cui questi quattro. Nel caso non conosciate Alessia e la sua bioprofumeria che sta a Roma, vi lascerò tutte le indicazioni nel box informazioni perché appunto vale la pena andare a guardare, ha un sacco di marche interessantissime. E in più mi ha dato due campioncini, qui ne vedete solo uno perché l'altro sta in valigia da qualche parte, della BB Cream di Sobio. Mi ha dato un campioncino di quella leggera, appunto questa qui, e un campioncino di quella al latte d'alba.
basina. Io però sinceramente, come vedete, l'ho quasi terminato entrambi. Questo qui ce n'è rimasto ancora un po' e non mi hanno fatto impazzire, quindi volevo comprarla, meno male che non l'ho fatto perché non mi sembrano un granché, insomma, per la mia pelle non mi sembra vadano benissimo. Acqua termale, ho preso questa della Roche-Posay che era in offerta qui in una farmacia, sì, in una farmacia. L'ho pagata 6 euro ed è quella da 150 grammi, anzi millilitri, qui dice grammi, però insomma è là, è liquida, quindi sono millilitri. Allora, devo dire, non è male pure questa l'ho utilizzata abbastanza, però quando sono tornata in Italia mia mamma ha trovato in offerta quella di Avène con anche una travel size e quindi mi sono presa la travel size visto che in aereo non posso portare quella grande. Devo dire che tra le due secondo me è meglio questa, per quanto sia comunque un effetto molto delicato quello dell'acqua termale, insomma, io ho visto la differenza con questa, ma non con questa, cioè utilizzandole, secondo me questa va molto meglio per il mio tipo di pelle. Però ecco, ovviamente, se voi la utilizzate soltanto per rinfrescarvi, che non avete problemi di pelle comunque secca, comunque che si irrita facilmente, di pelle delicata, penso che l'una vale l'altra, ecco. Per il mio problema specifico, quindi di pelle sensibile, io ho trovato differenza, appunto, utilizzando questa. Però comunque sono ottime entrambi, d'estate vanno bene. Due acquistini che ho fatto, uno al DM e uno al Rossmann, prima di partire, ma vi parlo di almeno un mesetto fa più o meno, ho comprato questo blush della Pizzvai, della linea Dress Code. Questo mi piaceva da morire, da quando è uscita la collezione lo stavo lì che lo guardavo, che mi piaceva, sia per il packaging che è completamente in cartone, molto molto carino, ma sia proprio per la texture del blush che ha tutti questi cuoricini a scacchiera. Non l'ho utilizzato e non so mica se lo farò, io sono un po' così, quando vedo qualche cosa dal packaging particolare, tendo più a tenerlo per collezionismo, è cosa che è sbagliato, però insomma mi piace, ecco, vabbè. Quindi questo qui, insomma, mi piaceva. C'era anche della colorazione più forte sui toni del fucsia e del viola, però mi piaceva più questo. Altra cosa che ho comprato, che non ho avuto ancora il modo di utilizzare perché la vedete ancora sigillata, è questo illuminante liquid highlighter di Catrice. Questa era della collezione Le Grand Bleu. E l'ho preso semplicemente perché era scontato. A prezzo pieno costava intorno ai 4 euro, io l'ho pagato 1,75 euro appunto a Rossmann perché era appunto gli ultimi pezzi delle collezioni di solito li scontano. E mi piaceva tantissimo, quando era uscita la collezione avevo swatchato il tester ed era ed è un illuminante molto particolare, un po' freddo con un sottotono rosato, veramente molto molto bello. Lo proverò anche questo e vi farò sapere. Altri due acquisti che ho fatto, questi qui sono stati un po' dettati dal fatto che una delle mie più care amiche si è sposata e insomma avevo bisogno di un mascara waterproof per motivi che non vi sto neanche qui a elencare e di un smalto rosso, l'ennesimo perché non avevo abbastanza di rossi, non avevo quella giusta tonalità e quindi insomma sono andata da Limoni e ho dato un po' un'occhiata. Come smalto rosso ho preso questo qui di Collistar della linea Smalto Gloss Effetto Gel, volevo provarli tantissimo. Questo tra l'altro mi sono accorta dopo che era della collezione Antonio Maras, Maras? Boh, non so. Questo qui che è anche quello che ho indosso oggi, che è un rosso sangue proprio molto molto bello, che l'ho comprato semplicemente perché richiamava il rosso che avevo nel vestito, insomma non avevo un rosso così scuro, vivo di queste illusioni, e quindi l'ho voluto acquistare anche perché avevo lo sconto del 20%. Avevo chiesto su Facebook qualche opinione, qualche mascara waterproof testato e che desse maggior volume, mi avete detto diversi mascara, però non ho trovato neanche uno di quello che mi avete detto, quindi sono dovuta andare un po' così a braccio e ho preso questo qui di Essence, il Get Big Lashes Volume Boost Waterproof. Non mi dispiace affatto, lo scovolino è tipo enorme, guardate, è grandissimo.
Però fa un volume molto molto buono. Io prima di utilizzarlo l'ho lasciato una notte aperto per fare in modo che si addensasse un po'. L'effetto è molto bello, mi è piaciuto molto. Separa le ciglia, però le infoltisce molto, quindi veramente favoloso, super waterproof testato, quindi ci siamo. E veramente sì, un ottimo acquisto, sono stata molto molto contenta. Le ultime tre cose che vi faccio vedere sono delle cose che ho acquistato su Facebook da una ragazza che ho tra gli amici. Allora, lei metteva in vendita questi prodotti, ne ha tantissimi altri molto molto interessanti. Infatti ci farò un giretto, mi sa, di nuovo appena posso. E ho preso appunto questi tre prodotti qua. Il primo è la Lolli Tint di Benefit. Questa l'avevo vista da Sephora e mi interessava un sacco perché ha un colore bellissimo. Questo è il packaging, vi faccio vedere anche il colore. Allora, faccio vedere. Questo è il colore, veramente molto molto bello. E soprattutto io l'ho presa perché, a parte che poi vi dirò quanto ho pagato tutto, ma poi mi interessava appunto questo prodotto, ne ho sentito parlare tantissimo. Non avevo mai provato una di queste tinte di Benefit e quindi l'ho presa. Quindi questa qua. Le altre due cose che ho preso sono di NARS. Allora, io avevo puntato già da un sacco di tempo, quando era appena uscita NARS in Italia, ero andata da Sephora e avevo visto questo rossetto che è un fucsia bellissimo, che è anche quello che ho su oggi. E mi aveva ispirato, officine di casa che fanno cose strane, mi aveva ispirato tantissimo perché è un fucsia con delle venature sul blu, sul viola. È questo qui. Ed è il, si chiama Funny Face, eccolo qui, veramente molto molto bello. Questo è il packaging classico, insomma, dei rossetti NARS. Bellissimo, veramente. È quello che ho su oggi. Questi rossetti costano tanto, perché costano un botto, costano tipo 26 euro, quasi 30 euro. E niente, praticamente io ero curiosissima di provarli perché volevo capire come mai costassero così tanto. Effettivamente mi sono resa conto che la texture di questo rossetto non è uguale, per esempio, ai rossetti MAC che ho. Ho notato che si fissa sulle labbra e dopo un paio di ore tende proprio a non essere più percepito. Cioè, io adesso ce l'ho su, ma è come se non avessi niente. Bellissimo, lunga tenuta, anche mangiando, stando diciamo un po' attenti, rimane bello, mi piace da morire. E insieme a questo ho preso anche uno di questi matitoni gloss, Velvet Gloss Lip Pencil. Questo è nella colorazione New Lover, penso sia New Lover. Ed è veramente molto molto carino anche questo. Anche di questo ero super curiosa di provarlo perché, come sapete, io non amo i gloss, però ho sentito parlare molto bene di questo, anche di questo prodotto, e quindi sono stata invogliata, ecco, a prenderlo visto che lei appunto lo rivendeva. Quindi, oltre a questo, mi ha mandato anche un sample di pigmento di MAC, il Naked, pure questo volevo provarlo tantissimo. E oltre a questo mi ha mandato anche una matita Essence marrone che io al momento non vedo, quindi non so dove l'ho cacciata. Comunque me li ha mandati come omaggio, è stata veramente carinissima. E vi dicevo, tutte queste cose, compresa la spedizione con raccomandata, l'ho pagata 37 euro, quindi è stata veramente un ottimo prezzo, ecco, insomma, a mio parere. Ok, e niente, quindi questi erano gli acquisti che ho fatto in questo periodo. Ho fatto 200 ore di video perché io, come al solito, mi perdo in chiacchiere, però a seguire a questo vi faccio vedere le cose che altre cose che ho di novità, diciamo, nel mio beauty, così insomma parliamo un altro po', ecco. Ok, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.